Roberta Capua, futuro in Rai. Sto aspettando. Mi divertirebbe un game show. Alla conduttrice Rai piacerebbe presentare un game show. Ci sono diverse personalità del mondo dello spettacolo che in questo momento non stanno conducendo nulla oppure si accontentano di fare gli opinionisti oppure di comparire in determinati programmi. Si va da Elisabetta Gregoraci, che non condurrà più Battiti Live, fino a Belen Rodriguez, che non sta conducendo nulla, e senza contare di Barbara D'Urso che non ha ancora trovato uno spazio in TV e chissà se lo ritroverà mai. Poi ci sono delle grandi professioniste come Roberta Capua che da 2 anni è madrina di Bella Ma, il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2. In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV a proposito del suo futuro professionale ha detto, aspetto il mio momento. Mi divertirebbe anche condurre un game show che è un genere di appannaggio quasi esclusivamente maschile. Poi ovviamente nel suo DNA ci sarebbe l'intrattenimento e il talk show un po' come Estate in diretta a cui ha dovuto rinunciare. Roberta Capua definisce Bella Ma una bellissima opportunità. Ma Roberta Capua è delusa del suo presente perché è lontana dalla televisione? No, anzi, ci tiene a precisare che Bella Ma è una bellissima opportunità. Quella dei casting è un'esperienza davvero incredibile e stiamo studiando uno spazio settimanale tutto mio in vista della partenza con Pierluigi Diaco. Contenitore pomeridiano che va in onda dal lunedì al venerdì che è stato premiato dagli ascolti e proprio per questo motivo l'azienda ha deciso di mettere in cantiere una terza stagione. Poi ovviamente Roberta Capua è aperta a qualsiasi proposta anche se il suo ambito principale è quello della conduzione come ha svolto negli anni precedenti. Purtroppo ha dovuto rinunciare a Estate in diretta, che è andata a Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo, per motivi personali. Infatti sta affrontando la separazione dal marito Stefano Cassoli sposato nel lontano 2011. Ma è sicura che arriverà il suo momento. Roberta Capua ricorda i genitori scomparsi, colpo molto duro. Ovviamente Roberta Capua non ama le polemiche e come diceva sempre sua madre, chiusa una porta si apre un portone. Ma è davvero così? Diciamo che nella realtà ci sono diversi accadimenti della vita che forse nascondono un disegno che appare a tutti incomprensibile. Forse qualcosa di diverso mi aspetta dietro l'angolo. Purtroppo la madre di Roberta, Marisa, nel 2023 è morta così come il padre. Colpo molto duro ha detto la Capua che ha smesso di essere figlia e non c'è più quell'invisibile protezione alle spalle, quel sapere che c'è qualcuno che ci guarda e ci ascolta senza giudicare mai. Ancora oggi viene l'istinto di chiamare suo padre al cellulare e ha ancora il suo numero memorizzato sul telefono. E sono stati mesi difficili anche perché si sta separando da suo marito.